tale riscontro positivo nella popolazione. E poi un complimenti a tutti i consiglieri eletti, maggioranza e opposizione, perché chi si impegna per il bene comune, quindi per la propria comunità, va sempre e comunque lodato per l'impegno che ci mette e che ci metterà in questi 5 anni. Detto questo, mi permetto, se il sindaco lo consente, una piccolissima, minuta prova di analisi di quello che è stato il voto recente, perché probabilmente il primo consiglio comunale è quello che più si addice a questo tipo di intervento. Ovviamente fare un intervento del genere nei prossimi consigli comunali avrebbe forse poco senso. Io mi permetto veramente in maniera veloce di citare alcuni dati. Fermo restando i complimenti che ho fatto per la vittoria elettorale alla lista Insieme per Cerno, mi preme sottolineare un paio di cose. Il primo è un riscontro confronto a 5 anni fa, quando con la stessa e alta percentuale di votanti che si attestava a circa il 75%, l'allora maggioranza, che è anche l'attuale, passa da un 58% a un 43% dei consensi, un calo del 15% dei consensi della popolazione. Dall'altra parte abbiamo due gruppi di opposizione, uno politico, quello che rappresento io, e uno civico, rappresentato dai miei 3 colleghi di minoranza, e le percentuali dei gruppi di opposizione unite fanno in realtà più del 50% dei consensi. A questo proposito io mi sento di fare un invito al sindaco, alla giunta e a tutta la maggioranza. Esistono alcuni temi peculiari e particolari della campagna elettorale che hanno visto le attuali opposizioni unite. Mi riferisco, senza peli sulla lingua, a grandi temi quali la costruzione della nuova scuola e dell'area commerciale presso la chiesa di San Rocco di Lozzo. Ecco, io ovviamente non posso chiedere alla maggioranza, per forza di cose, ma perché la logica lo vuole, di cambiare il proprio programma elettorale nonostante i risultati. Ma assolutamente posso chiedere alla maggioranza di tenere conto che su questi temi la maggioranza dei cittadini di Cerro di Orzo sta con le attuali opposizioni. Questo penso sia un dato che il sindaco e la giunta, con la loro sensibilità, avranno sicuramente. Intanto ringrazio il signor sindaco, ringrazio l'assessore consigliere, perché per noi è veramente la prima volta. Quindi l'emozione sicuramente poi prevarrà nella mia semplicissimo intervento che farò. Noi vogliamo ringraziare innanzitutto, ringraziamo per l'esperienza che ci è stata concessa e autorizzata da tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa tornata elettorale. E vogliamo sottolineare in modo particolare, sono sicuro, e voglio fare mie anche, e ringrazio le parole del signor sindaco per quello che per la minoranza che rappresento come capoluogo è venuto fuori dal suo discorso, che sicuramente sarà una forma di collaborazione assoluta. Ovviamente, fermo restando che il nostro programma elettorale, che noi abbiamo presentato in questa campagna elettorale ormai passata, come vi ha detto, sicuramente sarà da noi sempre e assolutamente con la massima attenzione portata in tutti i consigli comunali. Non dimenticheremo quello che noi abbiamo cercato o comunque voluto spiegare in tutta la nostra campagna elettorale e in tutti i punti che abbiamo proposto sicuramente li porteremo sempre alti e sottoscriveremo ogni qualvolta che ce ne sarà il punto di discussione. Faremo una minoranza attenta, una posizione attenta, però se ne siamo sicuri e da quello che lei ha detto nel suo discorso troveremo da parte vostra una collaborazione che non solo noi tre ma anche gli altri del nostro gruppo che questa sera sono presenti, ci siamo e insieme abbiamo deciso di collaborare in questa nostra bellissima esperienza. Io voglio fare le mie congratulazioni al sindaco e ai signori consiglieri tutti e voglio anche ringraziare però il pubblico che è qui presente in quest'aula, perché indipendentemente dal voto col quale si sono espressi hanno partecipato in buona consistenza, numerosi. È un segno evidente che lo scenario
manifestato che è stato sicuramente un maggiore interesse alla vita pubblica. Vorrei solo dire le tue parole su, per quanto riguarda le elezioni. Noi come Solidarietà Civica Indipendente ci sentiamo comunque vincitori morali di questa recente competizione elettorale, perché ricordo a tutti che abbiamo avuto la capacità nell'arco di soli 2 mesi, quindi siamo partiti a marzo, di raccogliere oltretutto gli umori e i malumori della gente, e che la nostra scesa in campo, il nostro impegno politico ha avuto un consenso di 1038 elettori, che scusate non è certamente un basso numero. Il nostro comportamento di grande rispetto che abbiamo avuto nei confronti degli avversari politici ci ha sicuramente contraddistinto ed è stato uno dei tanti motivi per cui i nostri elettori ci hanno votato. L'atteggiamento che intendiamo assumere nei confronti della giunta in essere non sarà di assoluto diniego, preconcetto. Quindi anche io non dirò che faremo un'opposizione diciamo costruttiva. Noi saremo determinati, non vogliamo neanche dire tutto, perché il nostro atteggiamento sarà quello di essere persone ragionevoli che vedranno di volta in volta se accettare o non accettare le vostre proposte, e soprattutto nei punti, credo che siano pochi, uno solo ad esempio, che ci accomunano, perlomeno sono presenti sia nel nostro programma elettorale che nel vostro, è per esempio la videosorveglianza, dove noi vigileremo, saremo molto attenti, saremo un po' come i giocatori, marcatori, e verificheremo se poi alle promesse seguiranno poi i fatti. Nella mia propria esperienza vedrò di imparare il più possibile da questi, spero, momenti che passeremo insieme tutti. E come giovane ci devo dire anche una cosa, sicuramente quello che ha detto il collega consigliere Zanaboni sull'opposizione, non dico che sia quasi arduo dirlo, però io mi auguro soprattutto che riusciremo a farci ascoltare. Il discorso che ha fatto lei sindaco l'ho trovato più che ottimistico, nel senso che spero veramente che riusciremo a parlare e discutere tutti insieme come persone civili, rispettandoci e soprattutto cercando di riuscire a trovare una logica, una razionalità nei punti nevralgici che sicuramente ci differenziano. Per questo devo dire comunque che come Solidarietà Civica Indipendente la voce delle persone che hanno espresso il loro voto non può essere ignorata, nel senso che il 57% dei cittadini non ha scelto voi. Nonostante questo, come lei giustamente diceva, lei dovrà rappresentare tutti i cittadini di Cerro e di Ozzo. Quindi io spero veramente che riusciremo e che riuscirete voi come giunta di maggioranza a mantenere le promesse che avete detto in campagna elettorale e soprattutto che riuscirete a rispettarci prima di tutto come persone.